fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È il lavoro che rende simile l'uomo a Dio. Perché? Perché il lavoro rende l'uomo creatore, alla stessa maniera, se vogliamo, proprio di Dio, perché è capace di creare. Pensiamo a tutte le cose buone che l'uomo ha potuto creare in tanti secoli, in tanti millenni della sua storia. Può creare tante cose, pensiamo che solo la bellezza dell'arte, per dirne una, insieme a quella dell'atletica, della scienza, prima della preghiera ritornavano tutte queste espressioni, la bellezza, perché il Signore ci ha fatto così, il nostro cuore cerca la bellezza, perché cerca Dio, ed è un cuore che se non la trova non è in pace. Allora, siccome stiamo pregando anche per le vocazioni, l'augurio che i nostri giovani trovino davvero il dono grande della bellezza e della felicità, e lo trovino proprio in queste espressioni stesse con le quali il Signore si fa conoscere e manifesta il suo amore. Il lavoro ha dentro di sé questa bontà, questo dedito alla bontà, alla bellezza, crea l'armonia delle cose, coinvolge l'uomo in tutto, nel suo pensiero, nel suo agire. L'uomo è coinvolto nel lavorare. Sto citando Papa Francesco nell'omelia di oggi. È la prima vocazione dell'uomo, il lavorare, e questo dà dignità all'uomo. La dignità lo fa assomigliare a Dio, perché aiuta Dio nel compimento della creazione e la dignità del lavoro. E a questo proposito è quello il primo episodio che vi dicevo, che il Papa ha raccontato, che ci colpisce proprio circa la dignità del lavoro. Il Papa racconta questo episodio, dice: una volta in una Caritas a un uomo che non aveva lavoro e andava per cercare qualcosa per la famiglia, un volontario della Caritas ha dato qualcosa da mangiare e ha detto: almeno puoi portare il pane alla tua famiglia, nella tua casa. Ma quelli rispose: ma a me non basta questo, non è sufficiente. Io voglio guadagnare il pane per portarlo a casa. Gli mancava la dignità del lavoro, di fare lui, di procurare lui il pane con il suo lavoro, per se stesso, per i suoi familiari. La dignità del lavoro, purtroppo oggi tante volte calpestate, ci dice invece che qualche cosa è davvero di prezioso dell'uomo. E allora noi ci uniamo a tanti uomini, a tante donne, credenti, non credenti, che oggi vi vengo commemorando questa giornata dedicata al lavoro, lottano per avere una giustizia del lavoro. E per coloro che, bravi imprenditori, portano avanti il lavoro con giustizia, anche se molte volte si perdono, perché quando si parla del lavoro si parla allora dei lavoratori e si parla anche di coloro che producono questo lavoro, che danno questo lavoro, gli imprenditori. Ed ecco allora l'altro aneddoto, o meglio l'altro episodio che Santo Padre ha raccontato. Anche il Papa in questo caso richiama una vicenda e dice: due mesi fa, Santo Papa Francesco, ho sentito al telefono un imprenditore qui in Italia che mi chiedeva di pregare per lui perché non voleva licenziare nessuno dei suoi dipendenti. Penso che stava iniziando questa terribile crisi, che è anche crisi economica, sociale e quindi di lavoro. E ha detto così: perché licenziare anche uno solo dei miei lavoratori e licenziare me. Questa coscienza, conclude il Santo Padre, di tanti imprenditori buoni che custodiscono i lavoratori come se fossero propri figli, la coscienza giusta del lavoro, del vero imprenditore. E allora io, insieme a voi, prego il Signore che conceda questi doni a tutti quanti. E preghiamo San Giuseppe e rivolgiamo il nostro pensiero a Maria Santissima. A lei è dedicato questo mese, ancora domenica saremo insieme qui al santuario, con il collegamento anche televisivo e dello streaming, a celebrare la Santa Messa, a compiere l'atto di affidamento per la nostra città, la nostra diocesi. La Chiesa ci insegna proprio a contemplare il Signore Gesù e affidarci a Lui con gli occhi e il cuore di Maria, valorizzando questo mese soprattutto con la preghiera del Santo Rosario.